Tra tutti i sacramenti ce n'è uno che è per autonomia il sacramento dello Spirito Santo ed è su di esso che vorrei soffermarmi oggi. Si tratta del sacramento della cresima o della confirmazione. Il problema è come fare perché il sacramento della cresima non si riduca in pratica a una estrema unzione, cioè al sacramento della dipartita della Chiesa. Si dice che è il sacramento dell'addio, perché una volta che i giovani la fanno se ne vanno e torneranno poi per il matrimonio, così dice la gente. Ma dobbiamo fare che sia il sacrificio di una partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Non sarà così per tutti i cresimandi, ragazzi o adulti, ma l'importante è che lo sia almeno per alcuni che poi saranno gli animatori della comunità. San Paolo esortava il discepolo Timoteo a ravvivare il dono di Dio ricevuto mediante l'imposizione delle mani. E il verbo usato suggerisce l'immagine di chi soffia sul fuoco per ravvivare la fiamma. Ecco un bel traguardo per l'anno giubilare: rimuovere le cenere dell'abitudine e del disimpegno, diventare come i teofili delle Olimpiadi, portatori della fiamma dello Spirito. Che lo Spirito ci aiuti a rimuovere qualche passo in questa direzione.